Sono Gennaro Esposito, chef della Torre del Saracino ed eccomi qua ancora quest'anno a lanciare questo straordinario contest. Parliamo della polpetta. Le polpette sono un linguaggio, sono un modo di comunicare universale. Tutti i popoli hanno una polpetta, tutto il mondo ha la sua polpetta, tutti i paesi hanno una polpetta. Noi qua facciamo delle polpette in tutti i modi. Polpette di melanzane, polpette di carne, polpette di riso, in tutti i modi. Mettere insieme polpette e polpo per noi ha significato una doppia sfida, anzi una tripla sfida, perché toccano tradizioni davvero molto molto forti da queste parti. Però non volevamo fare una cosa stupefacente e senza sapore, volevamo conservare il potere della polpetta. Il polpo ormai è diventato un ingrediente super raccolto in tutti i ristoranti. Famosa è la versione del polpo croccante che ormai spopola. Ma la cosa che a me affascina tanto è il brodo di polpo, che a Napoli ne facciamo una ricetta straordinaria. È un corroborante, è quasi un toccasana, è una medicina il brodo di polpo. In buona sostanza abbiamo pensato, come sempre buona norma quando si fanno le polpette, di partire ovviamente dal polpo e fargli una cottura, una stracottura che però non fosse troppo violenta. Quindi abbiamo chiuso il polpo in una busta sottovuoto con un po' di aromi, molti utilizzano anche qualche interiore del polpo che ha un'intensità veramente notevole, un iodio molto molto penetrante. L'abbiamo messa nel forno a vapore a 90 gradi per 2 ore e mezza e poi abbiamo lasciato cuocere dolcemente il polpo. Dopo l'abbiamo lavorato in una impastatrice con la alabarda, inserendo degli aromi molto semplici, un olio aromatizzato appunto all'aglio e poi del prezzemolo. Abbiamo visto che già così il piatto aveva una sua completezza, non abbiamo voluto mettere altre cose. Questo muovere le mani, questo mettere insieme gli ingredienti è un gesto che forse in cucina ti viene proprio naturale e quindi in tutte le tavole vediamo delle forme che hanno a che fare con una polpetta, anche perché se ci pensiamo bene questa forma rotonda ha un non so che di sensuale, ha un non so che di accogliente, di accessibile, di fruibile. Poi quando sono di una misura giusta la polpetta diventa una mitragliatrice, nel senso che non si smette mai, soprattutto quando sono buone. Formata la polpetta l'abbiamo rosolata in padella per dare un po' di differenza di consistenza tra dentro e fuori. A volte il problema della polpetta può essere proprio la consistenza. Infatti le più gettonate sono quelle quando c'hai l'esterno croccante e l'interno morbido, no? Quelle sono proprio insuperabili. Quindi abbiamo voluto ottenere questo tipo di contrasto tra l'esterno e l'interno. Ma l'interno è davvero ricco, è davvero molto espressivo, perché c'hai l'umidità del pesce, c'hai gli umori del polpo naturali. È venuto fuori un piatto straordinario, l'abbiamo servito con il suo brodo di polpo, quindi è una polpetta che ha un momento più asciutto, più concentrato, più consistente e poi un momento di questo brodo che ti accarezza il palato e manda giù il tutto. È veramente un piatto molto dritto, molto semplice, però dove ci trovi il polpo e la polpetta. Quindi dovete inventarvi, pensare a una combinazione straordinaria della polpetta. Ovviamente come al solito il campo è libero, anzi abbiamo praterie di espressione. Buona fortuna e buon lavoro.